Nel suo rapporto di ieri, la Commissione europea ha sottolineato la necessità di continuare a spostare il peso fiscale dalla produzione ai consumi, in modo da incentivare l'occupazione. In questo contesto, tra le altre cose, la Commissione europea ha consigliato di ridiscutere la decisione del governo Renzi di abolire la tassa sulla prima casa, suggerendo di reintrodurla almeno per i redditi più elevati e le famiglie più abbienti. È curioso come nelle analisi della Commissione non si tenga conto degli effetti che imposte patrimoniali hanno avuto negli ultimi 5 anni, da quando Monti iniziò ad attuarne. In 5 anni le tasse sono aumentate del 20%, mentre le operazioni di acquisto e vendita di immobili sono calate addirittura del 27%. Risultato? Il valore delle case è crollato del 15%, per una perdita di valore superiore al 1 miliardo di euro. Incredibilmente, tra le proposte della Commissione non entra a far parte quella che potremmo chiamare la terza via, non l'aumento delle tasse su consumi immobili e nemmeno l'aumento delle tasse su imprese e lavoro, ma, pensate un po', la riduzione della spesa pubblica. In un paese in cui oltre la metà della ricchezza prodotta finisce nelle mani dello Stato, c'è chi pensa di rimettere i conti in ordine aumentando ancora le tasse sul patrimonio degli italiani, come se non fossero già stati spolpati abbastanza negli ultimi 5 anni. Del resto, questa non è che un'applicazione del più grave cortocircuito logico della classe dirigente italiana e spesso europea, quella secondo cui la spesa pubblica sarebbe un numero fisso e incomprimibile, perché rispondente alla giusta quantità dei beni e dei servizi pubblici che devono necessariamente essere prodotti, e che, pertanto, sono le tasse a dover aumentare per stare al passo con i bisogni di uno Stato che sembra incontentabile.